coro a Vigonza si occupa di animare le celebrazioni liturgiche, dalla messa delle 10:30 della domenica, dove magari siamo più numerosi, ma anche le altre messe. La storia dei cori a Vigonza è molto ricca. Fino a pochi anni fa c'era un coro bambini, un coro giovani e un coro adulti. Poi diciamo che queste esperienze sono confluite in un unico gruppo. Solitamente ci troviamo il martedì sera per le prove, anche se in quest'ultimo anno ovviamente non abbiamo potuto, ma contiamo presto di ricominciare la nostra attività perché cantare ci piace e perché insieme è più bello. Io canto per prestare un servizio alla comunità e rendere la celebrazione un po' più accogliente. Io canto perché è una cosa bella, perché è una cosa che mi fa sentire in comunità, mi fa sentire utile per la comunità e perché ci sono tanti modi per pregare e questo per me è il modo più meraviglioso che posso fare. Mi piace tanto, piace, mi diverte, sento che le celebrazioni quando c'è il canto sono più belle, vengono così, anche c'è una partecipazione diversa e voglio che la gente quando viene in chiesa si senta contenta, sente che c'è un'allegria, che c'è una festa anche col canto e poi come dice Sant'Agostino, chi canta prega due volte. È una forma di preghiera semplice. È diretta, semplice perché usiamo uno strumento che abbiamo, non dobbiamo cercarlo chissà dove. Diretta perché quando siamo a celebrare la messa è diretta, se si canta col cuore e in coro, ci sia anche quella dimensione di coralità che ci unisce. Canto perché mi fa stare bene, perché stimola endorfine e serotonina. Canto in chiesa durante le celebrazioni, perché è il modo migliore che conosco per pregare, perché è un servizio che faccio e non mi costa nessuna fatica, anzi mi fa stare bene. Canto perché mi dà gioia e dà gioia e spero e con questo servizio di aiutare anche tutti quanti ad avvicinarsi di più all'amore di Dio. Per me cantare e pregare con gioia e spero di condividere questo sempre con voi. Cantare per Dio è la cosa più bella che ci sia perché Lui è il nostro creatore, è colui che ci ha messo l'anima dentro e lo spirito e questo dalla musica che è un linguaggio universale è sicuramente elevato. Suono perché è il motivo della mia vita. Il suono per me è preghiera. Anzi, esprimo di più la mia preghiera tramite il suono. Se ti piace cantare e vuoi farlo insieme a noi, ci trovi tutte le domeniche, tutte le messe su Incantoria.